Bentrovati su comunicalo.it. Oggi inauguriamo la nostra rubrica enogastronomica Gustalo. Con la rubrica Gustalo faremo un viaggio nei ristoranti, nelle cantine dell'Interland agrigentino, dove conosceremo i migliori chef e i migliori sommelier. Oggi per voi prepareremo le arancine, un piatto tipico siciliano. Ultimamente è stato rivalorizzato, quindi non solamente è una pietanza che viene mangiata con le mani, comunque un pasto rustico, ma ormai viene preparato nei più grandi ristoranti, dai più grandi chef, rivisitato in chiave moderna. Gli ingredienti per fare le arancine sono 300 g di riso parboiled, 800 ml di acqua, 50 g di grana, un uovo, una bustina di zafferano, 35 g di brodo vegetale, 30 g di burro. Fate lessare 300 g di riso parboil in 800 ml di acqua salata con del brodo vegetale. Fate cuocere il riso fino al completo assorbimento del liquido di cottura. Adesso mi umidisco le mani con dell'acqua in modo tale che il riso non si attacchi e si riesca a lavorare bene. Prendo il riso, faccio una pallina e inizio a lavorarla facendo, diciamo, un buco all'interno, no? In questa maniera. E poi prendo la farcia. La farcia più classica è quella di carne, tritato e piselli. Adesso cerco di chiudere la pallina con un movimento di mani. Una volta chiusa si passa in un composto di acqua e farina 00. Successivamente in pan grattato. Ecco, una volta pronta la poggiamo su di un piatto. E questa è la classica arancina rotonda. Adesso proviamo a farne di altre forme. Cambiamo anche la farcia. Mettiamo una farcia di spinaci e mozzarella. Chiudiamola. Facciamo inizialmente una pallina e poi cerchiamo di dare una forma allungata all'arancina e cambiamo un'altra volta il composto. Questa volta metteremo zucchine e mozzarella. Le arancine sono pronte, l'olio è arrivato a temperatura. Calcoliamo che l'olio arriva a temperatura a 170 gradi. A livello professionale chiaramente si misura con un termometro, invece noi a casa possiamo vedere se è arrivata a temperatura mettendo un po' di pan grattato. Se vediamo che frigge vuol dire che l'olio è pronto. Adesso immergiamo le arancine, facendo attenzione a non scottarci. Le arancine sono pronte, possiamo levarle dall'olio e le adagiamo su della carta assorbente. Iniziamo a fare la presentazione dei piatti, poi chiaramente ognuno fa uscire la propria creatività.
Quindi qui abbiamo le zucchine, ho mixato delle zucchine precedentemente cotte e quindi metteremo sopra questa crema. Adesso taglio l'arancina con la faccia di zucchina e l'adagio sulla crema. Per colorare un po' il piatto si possono mettere le zucchine grigliate, ad esempio come ho fatto io. Passiamo all'altro piatto, facciamo un disegnino con della salsa piccante. Prendiamo del tritato che è avanzato dal composto. E anche qui adagiamo l'arancina. Adesso l'arancina con gli spinaci. Anche qui abbiamo preparato una salsa con della base di spinaci e abbiamo aggiunto della mozzarella. Tagliamo l'arancina. Adagiamo la salsa e anche qui facciamo una decorazione di salsa piccante. Da Gustalo è tutto, un saluto e al prossimo appuntamento.